perdono è un corto che nasce da una collaborazione di vecchia data con Dario Jacobelli, che è l'autore con il quale ho co-diretto un altro suo corto, Fuori dal giro, nel 2001 e un altro nel 2006. E questo progetto nasce anche dalla collaborazione con un attore, il protagonista, che è Lino Musella, assieme al quale avevamo anche proprio, come dire, voglia di ricordare questo nostro, oltre che autore, questo nostro grandissimo amico che è scomparso prematuramente pochi anni fa, che ha lasciato un cospicuo numero di testi, racconti, poesie, sceneggiature e anche canzoni, perché lui nasce come paroliere di gruppi come i 99 Posse, Bisca, quindi era un autore molto molto poliedrico. Tornando al perdono, il perdono è una storia, come dire, che riguarda un tema che è un po' un tema spirituale, religioso, no? Perché in moltissime religioni poi chiaramente viene utilizzato e strutturato in maniera diversa a seconda della religione, no? Per dire, mi divertiva il fatto che per esempio nella religione ebraica se una persona va a chiedere perdono 3 volte sinceramente automaticamente viene perdonato, no? Nella nostra insomma è un po' più complicato, perché c'è questo senso di colpa che poi rischia di aleggiare dentro di noi per una vita intera. E in questo caso la storia di questo ragazzo che per un attimo si trova a indossare una veste non convenzionale della sua vita, no? Perché lui è uno che tutto sommato vive per strada, insomma non è il delinquente, diciamo, che ci ha abituato anche un po' tutta una serie di letteratura, di serie TV o anche di romanzi, no? Suburra, Gomorra, eccetera eccetera. Però sicuramente è una persona che vive di questa, come dire, immediatezza, un po' anche in cui le emozioni e le cose più profonde sono un po' un tabù. È stato molto bello lavorare con un gruppo di attori che innanzitutto sono anche amici, perché a me piace molto lavorare con una certa armonia, e il protagonista appunto, come abbiamo detto, è Lino Musella, che abbiamo visto anche in Gomorra, è un attore straordinario con cui mi piace moltissimo lavorare, e Valentina Acca, che anche lei è un'attrice che adesso sta girando proprio in questi giorni la seconda stagione dell'Amica Geniale, e poi Alfonso Postiglione, Gennaro Di Biase, Emilio Vacca, che sono altri attori appunto con cui ho anche lavorato. E con Gennaro siamo in tournée con uno spettacolo che ha un che di cinematografico, perché è la versione teatrale di Regalo di Natale di Pupi Avati, che sta in giro diciamo da 2 anni ormai. E la produzione è Panama Film di Paolo Rossetti, la fotografia di Cesare Accetta, le scene di Giada Esposito, i costumi di Nunzia Russo e le musiche di Luca Cancello. Insomma, un gruppo di lavoro dove diciamo è raro trovare qualcuno che non sia un amico.